Allora, controllo solito. Vediamo un secondo, va? Perfetto, tutto a posto. No, perché in effetti prima della live mi ero accorto che il microfono era staccato ancora, quindi per fortuna ho fatto in tempo, altrimenti sarebbe stato un disastro e poi non capivo neanche. Scherzi a parte, anzi neanche tanto. Signore e signori, non solo. Buonasera, vabbè che quella visuale va sempre verso l'alto perché prende il movimento del mouse. Guardate, oltre a quello del controller, va bene. Buonasera. Siamo ancora qui con Elden Ring, ma non solo, perché questa sera alle 11 c'è un bello state of play che ci aspetta. E ne parleremo anche durante questa live. Faremo un po'. Diciamo che sarà un po'. Ci saranno anche delle previsioni, e poi commenteremo anche una notizia di oggi di un certo rinvio. Ma prima, devo dirvi alcune cose. Prima di tutto, sapete chi è lui, vero? È quello che ci ha accolto all'ingresso del castello nell'altra sala, che ci diceva che non potevamo entrare dal cancello principale. Eccolo qua, tra l'altro potete vedere come in maniera molto calma e tranquilla stia assorbendo la notizia della morte di Godric, il cui resto è là e a terra. Potete notare come con molta calma, anche tra l'altro molto commosso, il suo addio a questa persona che conosceva. Ecco per l'appunto, ma con rispetto lo guardava dall'alto verso il basso. Lurido verme, ma nel senso molto amichevole comunque, eh. La collera, sì, è tutta una presa in giro, guardatelo tranquillo, proprio guardatelo qua. Diamine. Bene, fatto notare questo, devo essere sincero, ho fatto alcune cose off-screen. Proprio perché? È perché avevo un pochino di cose da fare, e soprattutto perché, è vero, io avevo detto che non volevo essere aiutato per quanto possibile, però diciamo che c'è stata una persona in un gruppo che frequento che ha parlato di come ottenere degli incantesimi ed ecco, diciamo che ne ho approfittato e quindi me lo sono preso come premio. Anzi, andiamo direttamente nella zona dove voglio farvi vedere un minimo. Me lo sono preso come premio per aver sconfitto Godric senza neanche aver impiegato così tanti tentativi alla fin fine. Ecco, per l'appunto mi ha detto come ottenere un certo manuale. Un certo oggetto che mi permette di avere. Non questo tasto, ogni volta mi confondo. Che mi permette di avere. Che mi ha permesso, anzi, utilizziamo i tempi giusti, di avere altri incantesimi. Sto parlando, vediamo se riesco a prenderlo immediatamente. Perché, accidenti, dov'è che stai? Dov'è che stai? Ecco, altra cosa comunque ho ottenuto anche. Sconfiggendo Godric, la rimembranza dell'innestato. E in effetti la Leggi Dita, sono anche andato alla Leggi Dita, o meglio, da quella che credo che sia la Leggi Dita, perché si trova dalle parti della tavola rotonda, almeno i resti. Purtroppo però non ho capito ancora come si faccia qui per poter sbloccare questo potere. Però, detto questo, ho ottenuto, andando da questa parte, essenzialmente come ha detto lui, che da queste parti poi scendendo si trova un lago. Sulla destra c'è una parte sopraelevata. Su quella strada si trova un certo elemento che se sconfitto ti dà una certa cosa. E si tratta del. Vediamo se ce l'ho. Dov'è? Non nel ricettario del missionario. Dov'è che sta? Dov'è che l'ho messo? Qui ho anche la luna maggiore di Godric. Questa è qui. Questa la vediamo più tardi. Che comunque stiamo per andare in quel posto. Suona male, però. Dov'è che sta? Dov'è che sta? Dov'è che, sì, che lo mette Elden Ring, l'oggetto di cui sto parlando? No, non questo, no. Perché non lo trovo? Ah, vabbè, forse perché. Vabbè, in ogni caso ve lo dico. Si tratta. Sì, me lo sono segnato. Mi segno tutto ormai su Elden Ring. Ho proprio il giornaletto qua. Ho proprio il giornaletto qui con tutti gli appunti. Non so se si vede. Però fa niente. Vabbè, comunque sia, e questo mi serve anche proprio per avere tutto a portata di mano, perché l'avevo detto, no? Avevo detto che avrei fatto con un giornaletto per potermi segnare magari delle quest che mi vengono date, per ricordarmeli in futuro. E quello che ho fatto essenzialmente è stato, un secondo che ve lo dico, il manuale del culto draconico. Questo, tra l'altro ne ho anche trovato un altro di manuale, e ho dato questi manuali. Anzi, andiamo un secondo anche per l'appunto alla tavola rotonda, proprio perché. In effetti ci sta. Un attimo. Eccoci qua. Questi manuali li ho dati ad una certa persona che sta dalle parti della tavola rotonda. Quello che mi ha venduto i primi incantesimi. Tra l'altro, altra cosa, ho ritrovato qui. Aspetta, dov'è? Ah, eccoli. Ho ritrovato lei.
che era quella tizia che stava alla capanna prima dell'ingresso al castello di Gran Tempesta e che stava parlando di come sarebbe stato difficile sconfiggere Godric, eccetera, eccetera. L'ho ritrovata qua, sana e salva per fortuna. Dicevo, per l'appunto, sono andato, ho consegnato i manuali al tizio qua, al nostro caro amico fratello Corin, il ruota l'ha rotato, letteralmente, e per l'appunto, un po' con disprezzo però perché ha detto, però questi incantesimi qua... E mi ha allargato la platea di incantesimi da poter utilizzare. E io ho comprato già alcune cose interessanti, ovvero l'incantesimo per la elettrificazione dell'armamento e anche quello per la lancia folgorante, per non parlare poi dell'incantesimo per la nera fiamma. Direi che per il momento utilizzerò quello per l'elettrificazione perché mi dura molto di più, perché ho visto che la nera fiamma, è vero, se colpisci poi c'è un danno leggermente prolungato che dura per qualche secondo supplementare, però mi dura molto poco sul danno. Invece l'elettrificazione dura per molti colpi, dura tipo per 2 minuti credo, un qualcosa del genere. Un'altra cosa, sempre qui nella grande tavola rotonda, no, non qua, però in effetti qua non era ancora andato. Vediamo un secondo, va? Aspetta, è la legge dita per caso? È la legge dita, mi sa! Eccola! Perché c'erano i resti dall'altra parte se sei viva? Cioè, che hai cambiato corpo? Hai fatto il cambio della pelle? È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore. È in trasformazione. E a questo punto voglio andare a vedere un secondo che succede se le do... Non lo saluto qua, le dita dove? Dove che tremano? Ah, e quelle sono di dita. Quella roba purulenta sono... Sì. Vabbè, che dici, carissima? Ok. Tra l'altro le sta guardando costantemente. Vabbè, facciamo che guardiamo anche noi, va? Non puoi satterare anche qua, però! Un attimo, concentriamoci. È il prezzo e lo starter del gioco, chiaramente ho messo una PC. Life lies in ruin, fallen to pieces, foul curses and misery. Guarda, sì, direi di sì, vedendo da quello che ho già visto, direi di sì. No, però si sta godendo la scena con i popcorn, chiaramente. Un bel cestino di popcorn, si guarda e si bea della gente e che subisce traumi. E chiaramente la gira, sì, certo, come no. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard. Ah, beh, minchia. No, scherzo a parte, sì, uno dei tanti frammenti, visto che te non parlo, nell'ancestrale è stato frammentato. Cerca un tesoro suo pari. E ovviamente quel tesoro suo pari siamo noi. Ma guarda, il fatto è che per certi versi non ho scelta. Quindi parliamo, vediamo che cosa succede se le do il talismano, se le do l'essenza dell'innestato. È la rimembranza aurea, eccola qui dell'innestato. Tra l'altro bello sguardo. Non hai più gli occhi, mi sa. È possibile anche, tra l'altro, con le rimembranze trasformarle in rune, però, almeno per questa prima. E in effetti voglio capire, garantire quello stesso potere è bene. Ripeto, detto così, suona leggermente male. No, 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 ti ripeto che suona leggermente... Capisco, ma suona leggermente male. And you tarnished. You are here to take. Ma anche la curiosità del mio caso. Quindi, ottieni potere. Rune maggiori. Prima voglio sapere di questo. Great runes are the stuff of demigods. Ah, semidei. Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Allora, rune maggiori, quindi nessuno degli semidei, se ho capito bene, divenne Lord Ancestrale. Ok. Rune maggiori. Aspetta un attimo. The greater will has long renounced the demigods. Che cavolo è semidei?
Ah, minchia, proprio. Queste due dita parleranno in un linguaggio tutto loro, però sono belle dirette. A niente, le ammazza questi semidei. Ok. Dalla regina Marika. Ok, quindi poi alla fin fine dovremo anche andare a combattere contro di lei. Ah, è certo, lontanissimo congiunto. Il cugino di quarto grado della sorella. Beh, in effetti un po' meno di Margit da quello che ho visto, almeno per quanto riguarda la difficoltà. Quindi, rune maggiori. Un secondo che lo risento, così me ne appunto. Legate. Semidei. Queen Marika. She who is vessel of the Elder Ring, tainted by the strength of their runes. Marika. Her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended. Vabbè, questo lo sappiamo. The greater will has volontà superiore. Renounced the demigods. Tarnished, show no superiore. Mercy. Have their head. Tramite le due dita. Ammazzali. Eh sì, direi di sì. Ok. Quindi possiamo anche andare avanti un secondo. Vediamo a questo punto quello che succede se ottengo il potere della rimembranza di Godric. Consente di estrarre dai ricordi i poteri del suo proprietario. Ciascun ricordo fornisce un potere. Una volta ottenuto, la rimembranza svanisce. D'accordo. Quindi qual è questo potere? Potere ricevuto. Ah, e non ho abbastanza rune però per l'altro. Scusa un secondo. Sì, aspetta, Pepe. E non ne ho devo avere 200 per poter sbloccare anche il resto. Quindi, un attimo. Sapete che c'è Thorn più Thorn, faccio alcune cose sulla strada per andare dove dobbiamo andare. Bella parafrasi. E poi torno da lei, perché così almeno ho le 2000 rune. Prima però, un'altra cosa. Andando a vedere di qua sul balconcino, bello bello, chi mi trovo? Lo stregone Roger! Un nostro caro amico stregone, che prima era stato evocato, nonostante avesse una famiglia. Poi, in realtà, si è scoperto che è vivo, ci ha aiutato, ci ha dato degli altri incantesimi. E poi però, ahimè, è qua e soprattutto dice che non può camminare. Non può più fare niente. Non so che gli sia successo. Cioè, era in piedi l'altro giorno. Era in piedi. Da un punto all'altro non ha più niente. E mi domando in effetti quale sia il motivo. Che c'entra il fatto dell'evocazione? Mi sembra sarebbe un po' particolare. Però in effetti non dovrebbe essere vivo. Era stato evocato, non dovrebbe essere vivo. E quindi eccolo qua. Così. E mi ha dato anche, vediamo se questa almeno la trovo, tra le armi. Vediamo dov'è che sta. Eccola qui. La striscia di Roger più 8. È già tanto. Però purtroppo, a prescindere da tutto, non la posso ancora equipaggiare perché non ho destrezza 17. Ah, tra l'altro, giusto. Le mie statistiche. Allora, un secondo, anzi, prima andiamo per andare dove dobbiamo andare. Quindi, sì, se riesco un attimo, se mi viene. Dov'è? Un attimo che faccio prima così, va. Eccoci qua. Perché in effetti, per poter utilizzare gli incantesimi che ho sbloccato, quelli dell'arma, non avevo abbastanza fede. Perciò sono andato a prendermi tanta fede. E dove? Qui non vado direttamente a quel punto, però in effetti, se vi ricordate, dalle parti del cancello per il castello di Gran Tempesta, dove ci sta tutte le guardie all'ingresso, sulla sinistra, rivolgendosi verso le guardie sulla sinistra, c'è una parte sopraelevata dove ci sono tanti giganti. Ecco, diciamo che ho speso, e ognuno da 1000 di lune. Ecco, diciamo che ho speso un bel po' di tempo soltanto a farmare. Morire contro i giganti. Che alcune volte mi capitava, farmare. Tra l'altro, per poter utilizzare questi incantesimi, io ho anche spostato l'oggetto qua delle due dita che mi permette di evocare gli incantesimi nell'altro lato, perché altrimenti non riesco effettivamente ad incantare l'arma. E adesso, dato che ci siamo, lo stato per l'appunto. Sono arrivato, eravamo a livello 25 circa, 10 livelli in più.
Olè! Enorme crescita per quanto riguarda la fede. Ho fatto crescere, se non sbaglio, anche tipo la forza, no? Mentre è tempo, aspetta che... Oddio no! No, già iniziamo. Allora, senti, cubo mietitore, mieti da un'altra parte! Ah, oh, già iniziamo. Ah, vabbè, debole. E via, sparisci. Tu non... non mi dà... Ah, no. Non mi dà una... Anche perché non muore mai. Ho capito. Prendiamo questo, però. Pergamene dell'Accademia. E che cos'è questa cosa qua? Così a caso. Non dovevo andare di qua, ma così a caso. Perché io devo andare semmai più di qua. Per andare dove devo andare. Andare giù. Sto andando nella direzione giusta. Non posso vedere perché c'è qualcuno che mi rincorre. Va bene. Vediamo. Ah, in realtà, per certi versi, sì. Mi sono perso però la chiesa di Irith. Perché, ecco, tre altre cose. Anzi, no, andiamo un secondo alla chiesa di Irith. Dov'è che sta? Dall'altra parte... No. Ah, ok, allora un secondo che torno indietro. Stiamo andando comunque, in effetti, nella direzione giusta. Quindi stavo dicendo, poi tre altre cose in questa parte di off screen. Sono anche andato là proprio davanti ai miei occhi, la chiesa di Lilith, dove ho incontrato un tizio molto simpatico che mi vende delle magie delle scinti pietra. Il suo nome, se non sbaglio, è Tops. Un attimo che adesso ricontrolliamo. Chiesa di Lilith, volevo dire, sì, scusate. Il tizio è lui. Giustamente, lui non parla con quelli che stanno sui cavalli. Tops, eccolo qui, con l'H, Tops. E mi ha parlato per l'appunto di come lui voglia, e questa sarà una quest, voglia una chiave di scintipietra per poter tornare, visto che lui studiava all'accademia di Raya. Dov'è che sta? Perché il nome? Di Raya Lucaria. Tra l'altro ho anche detto come lui non fosse uno studente così tanto bravo, però come volesse in ogni caso tornare all'accademia, di cui abbiamo visto anche qualche cosina, se non sbaglio, in precedenza. Perché la vuole comunque tornare a casa. Anche se non si sente meritevole, perché non è uno studente così brillante. Quindi figuriamoci l'appartenenza al posto. Quindi c'è anche questo da fare. Ma prima, per l'appunto... Un secondo, che altro ho fatto? Tavola rotonda, livello 20. Sì, direi che ho raccontato abbastanza di quello che ho fatto off-screen. Ripeto, ovviamente, con tanto, con un bel po' di livellare. E calmo tu, con un bel po' di livellare. Vediamo. Perché, per arrivare a livello 20, anche e soprattutto perché, come dire, in certi frangenti, un po'... Allora, se non sbaglio, devo andare qua. No, qua, giusto. Posso anche andare da lì, comunque, in effetti. Vediamo se riusciamo a fare senza morire. Vai con il... Alla faccia! Povero torrente! No! Ma... povero torrente! A questo punto... Dovrebbe essere questa la strada per salire, no? Dovrebbe esserci tipo una corrente ascensionale di quelle che utilizza torrente da queste parti. Poter andare sopra. Così vi faccio vedere l'altra strada. Volevo arrivarci per conto mio, ecco. Peccato che non si possa scalare come si fa in Zelda. Anche con la stamina. No, dov'è che sta? E questo invece è il lago che si chiama, invece, questo è il lago di Liurnia. Dove ho già visto un po' di cose. Ho ottenuto tra l'altro la mappa anche di questa zona. Eccola qui, la corrente ascensionale. Perfetto. E quindi adesso dove stiamo andando, in effetti? Stiamo andando... Sì, in effetti... Per chi non l'avesse notato, sto un pochino avendo un approccio più metodologico. Vabbè, diciamo più metodologico, cioè un po' più approfondito per questa live. Almeno un pochino raccontare. Per capire almeno per quello che so che devo fare. Perché poi da lì in poi diventa un po' un'avventura. Cioè, è sempre un'avventura, però. Noi dobbiamo andare là. Credo che sia quella la torre, no? Comunque sia, dalla mappa. Oh no! Chi è che mi vuole, eh? Zitto, torno al canino. Stavo dicendo, c'è sempre questo colpo in più. Ok, noi dobbiamo arrivare
a questa bella torricella qui, a questo ponte. Perché dovrebbe essere questo il tanto decantato ponte. La torre di cui si parla per la runa di Godric. Andiamo a rivedere per l'appunto qua. Inventario. Eccola qui, la runa maggiore di Godric. La torre di Vini Sepolcride, o Sepolcrite, che dir si voglia, che si erge oltre il gran ponte collegato al castello di Gran Tempesta. No, aspetta. Oddio, sapete che forse ho sbagliato la direzione? Perché? 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 Perché in effetti, da quello che abbiamo visto la volta scorsa, vi ricordate il punto in cui stiamo andando oltre i tre titani e giganti, quel che sono, dove non c'era niente? Ecco, lì poi, da come mi ha detto Ivanir, ci sarebbe stato il ponte. Andiamo a vedere se magari è questo, oppure questa è un'altra cosa, potrebbe essere in effetti anche l'Accademia. No, mi sa di no. Però andiamo a vedere un secondo. Nel frattempo, che cavolo succede alla camera? Racconto un minimo. Allora, intanto devo anche... aspetta, questo chi è? È amico? No, nemico. 2, 3. Allora, nel frattempo, visto che comunque che ore sono? Ih, le 10. Poi, allora, per la cronaca, tra 50 minuti si fa sullo State of Play. Anzi, a meno 5 andiamo. Che devo anche mettere i settaggi per la diretta. Non ho ancora preso il link. No! Ecco. Questo è quello che succede quando puoi fare descrizioni molto dettagliate. Pecchi nel combattimento. Ecco che succede. Quindi, a breve, vi parlerò anche delle mie previsioni per l'evento. Però, prima di tutto, un commento ad una notizia di oggi. Un'altra notizia. Notizie di oggi... Nintendo ha annunciato il rinvio di Advance Wars 1+2 Reboot Camp a data da destinarsi. Quanto a data da destinarsi, sull'eShop la pagina non esiste più. E stanno anche annullando i pre-order del gioco. Che fossero fatti, vabbè, Nintendo per conto suo si prende i soldi. Cavolo però. Vabbè. Visto che ho già mostrato qua, andiamo direttamente qui. Va, così almeno ho un riferimento migliore e poi le anime più vicine. Ha anche tolto dall'eShop la pagina del gioco e quindi sa anche annullando i pre-order. Ora, Nintendo in effetti per i pre-order, per politica sua, li prende, li inizia a collezionare, anzi non pre-order, i preacquisti, li inizia a collezionare una settimana prima dell'uscita del gioco. Però ovviamente ci saranno state le persone che avranno anche utilizzato i voucher, soprattutto in Europa, perché negli Stati Uniti in effetti non ci sono più i voucher, per la qui per assieme un altro gioco, quindi ovviamente anche per quello annullano i pre-order. La ragione è la situazione attuale. La situazione attuale è che avrà valutato Nintendo il fatto che rilasciare un gioco di quel tipo, o meglio un gioco che racconta quelle tematiche, non è forse il momento migliore per farlo. Ma perché proprio Advance Wars? E non tipo, che ne so, al momento, vabbè, Triangle Strategy è uscito. No. Triangle Strategy è uscito. E tra l'altro Nintendo ha anche promosso il gioco post lancio e quello è successo ben dopo che fosse iniziata col senso del conflitto russo-ucraino. Questo perché? E probabilmente direi anche al 99% non ci saranno problemi di questo tipo per, che ne so, Fire Emblem Warriors o per Xenoblade Chronicles 3, che comunque ha come uno dei punti focali la guerra tra le due fazioni. Perché questo no? Diciamo le cose come stanno. Beh, si parla comunque di mostri PR, però perché? Perché intanto qua una bella ampolla. Ah, ho anche rinforzato le ampolle, giusto, ho anche rinforzato le ampolle. Adesso sono più uno, sia queste per la vita che quelle per il mana. Madonna santa, è mana. Ma una volta che ti stai fermo. Comunque, stavo dicendo... Madonna. Siamo già... No. Io dovrei anche recuperare le rune che non trovo più. Comunque, stavo dicendo per l'appunto. Questi qua, tra l'altro, li ho già visti off screen. Sono di una rottura di coglioni enorme. Ma proprio una rottura enorme. Ecco, diciamo le cose come stanno comunque. Eccole qua le mie rune. E un'altra ampolla. Un titolo come Advance Wars ha una rappresentazione abbastanza, vabbè, è cartoon. È chiaramente cartoon. Però le tematiche, come le affronta, io non ci ho giocato. Però da quello che ho visto, comunque mi sono anche informato un po' sulla trama, sono molto, tanto, tanto, tanto vicine al conflitto attuale russo-ucraino. Anzi, da quello che ho letto della trama, essenzialmente, la trama inizia con l'esercitazione della Orange Star, che sarebbe la patria dei protagonisti. Ad un certo punto, quello che succede è che la Blue Moon
invade la Blue Moon, che sarebbe la versione del gioco della Russia, con colori anche molto vicini, c'è proprio il blu della Russia. E anche Olaf, il generale, se non sbaglio, è un po' caricaturale. Però tu intanto dovresti andartene via. Ok, perfetto. E quello che succede, ed è quello che in effetti dà il resto del gioco, è che la Blue Star, la Russia del gioco, invade l'Orange Star. Ecco, temo che in effetti, vista l'attuale situazione, sarebbe stato un po', come dire, un po' insensibile. No, non direi insensibile, comunque un disastro, neanche disastro piede, però comunque sia una inconvenienza dal punto di vista del pierristico, che Nintendo avrebbe valutato bene di evitare, anche perché immagino che Nintendo volesse comunque anche promuovere in un modo o nell'altro il gioco, magari non alla grande, però comunque un po' di promozione, tipo dei filmati per le meccaniche di gioco, dei protagonisti. E forse non è la cosa migliore da fare, quindi c'è, diciamo, vicinanza anche, non soltanto per quanto riguarda la modernità, sarà cartoon, ma comunque guerra moderna, invece di tipo Triangle Strategy of Fire Emblem, che è guerra sul medievale andante, Oxenoblade, che ha tematiche sì di guerra, ma comunque è sul fantasy. Ora, un'altra questione. In effetti, diciamoci le cose come stanno. Il conflitto russo-ucraino è terribile. Stiamo vedendo anche delle scene devastanti, di devastazione, sì, giustamente, devastanti comunque di edifici con civili distrutti, oppure anche proprio oggi notizia di russi che hanno bombardato un ospedale pediatrico. Delle cose ignobili, indegne. Però bisogna dire anche un'altra cosa. Non è che questa sia l'unica guerra che sta accadendo nel mondo, o che è occorsa anche negli ultimi mesi. Ci sono tante guerre che accadono, che continueranno ad accadere, di cui si parla poco, perché per motivi vari, perché magari non importano, anche per quello, purtroppo. E quindi ci sarebbe sempre la ragione per non far uscire un titolo come l'Advance Wars, in teoria, sto parlando in maniera molto teorica, dal punto di vista dello standard che sta venendo applicato. Però, ovviamente, non si parla di quelle, si parla in maniera preponderante, ormai, da 2 settimane, di quella russo-ucraina, anche per motivi ovvi. Però, ecco, diciamo che comunque sia, perché questo è un qualcosa che è venuto fuori mentre si parlava della questione del rinvio di Advance Wars, un altro gruppo che frequento, e a questo punto è stato sollevato da altri, per appunto il doppio standard, comunque del fatto che si parli comunque, cioè, che la guerra non è che ci sia soltanto questa guerra al momento, e non è che possa dire qualcosa di in contrario a riguardo. È vero, cioè le guerre ci sono sempre, purtroppo, e questa è una mossa di PR, chiaramente PR, non è che possa contestare troppo. È comprensibile, mostra i piedi, è comprensibile visto lo stato attuale. Però c'è comunque anche la questione doppio standard. Questo per caso ha sbloccato oppure no? No? Ah sì, mi sa, sì, aspetta, mi servirebbe anche un secondo. Ok, perfetto. Quella iniziale, giusto. Sì, 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 ho fatto il giro in tondo. E quindi, allora, quindi dov'è che dobbiamo andare? Giustamente qua. Andiamo a vedere di qua. Un secondo che metto un bel segnalino. Quindi sì, sono vere entrambe le cose, ecco. Purtroppo questo è uno di quei casi in cui si può capire benissimo anche quest'altro punto di vista del doppio standard. È certo che si può capire. Cioè, quante battaglie, quante guerre, perché coinvolgono anche le persone di colori, neri, e non se ne parla mai. E poi, come dire, vedere un Salvini che dice, giustamente si dice di accogliere per l'appunto le persone dall'Ucraina. Però puoi vedere un Salvini, ma anche chi per lui in altri paesi, che sono, che quando ci sono invece le guerre che coinvolgono persone di colore, e sono così, che sono invece così, meno volenterosi, diciamo, in questo modo, ad accogliere quelle persone che stanno fuggendo da altre guerre. E purtroppo là, in quel caso, veramente l'unica ragione per cui c'è il cambio di valutazione è perché sono di un altro colore. Purtroppo sì, purtroppo per certe persone, per troppe persone, ancora adesso è così. Ma purtroppo si sta vedendo anche sui confini per le accoglienze. Ho letto di varie notizie riguardo di molte persone nere che abitano in Ucraina, che si sono viste respingere, o comunque sia che hanno avuto delle difficoltà a poter superare. Purtroppo sì.
Ora, tornando un secondo ad Elden Ring, perché in effetti magari cerchiamo un pochino di alleggerire, cioè alleggerire, sta vedendo il titolo. Però, tra altre cose, sono anche andato, per l'appunto, per arrivare nel punto in cui c'era il tizio che mi ha mollato, diciamo così, il manuale del culto draconiano, ho affrontato questa bella zona qui, anzi sono scappato da questa bella zona qui dove ci sono, dove abbiamo soldati. Allora, abbiamo delle macerie intorno, qua una testa grande, che sembra, questa è Amadeus, questo è il resto di Amadeus, questa è la testa di Amadeus, letteralmente. Ah no, Amadeus è la testa piccola. Dio mammucca, la testa grande, non mi sto ricordando in effetti di chi abbia la testa grande. Però, comunque, gente con testa grande. E poi, per l'appunto, soldati che combattono contro soldati fantasma. Bene, perfetto. E se vado più avanti, se stuzzico, tra l'altro questo qua avrebbe anche... Che cos'è che ha qua? Che cos'è? Allora, no, non so, non... Allora, sono... sono spine dorsali. Sembrano spine dorsali, in effetti. Se vado più avanti, poi... Perché, ovviamente, non avvengono... Le disgrazie non vengono mai da sole. Cioè, se mi sogno anche della grandine. Ed ecco la grandine! Però, per l'appunto, non è qui che dobbiamo andare. Quindi, ce ne scappiamo via. E arrivederci, grazie. Tra l'altro, grazie ai soldati che stanno... Ai soldati, ai fantasmi che stanno uccidendo un pochino, così arrivo anche alle 2000 anime che mi servono per poter... tornare poi indietro. Magari prima però sblocco una grazia da queste parti. Magari. Mi sa che sono arrivato al punto esatto in cui volevo arrivare. Ma sì, in effetti la strada non è morta, quindi. È così. Posso in effetti sbloccare il resto del potere del potere là. Eccoci qua. La domanda in effetti che mi faccio è: perché non l'ho visto? Allora, è vero che ci sono parti che qua che si stanno sbloccando a mano, ma perché non l'ho visto all'inizio questa? Forse sì, non c'era, vabbè. Poteri. Quindi, cosa abbiamo qui di poteri? L'ascia di Godric, va benissimo. E poi quello che cos'è? Ok, ecco, per l'appunto. Questo è drago innestato. Ma è un'arma. Però... c'è cazzo però. Perché purtroppo sto vedendo che sto vedendo, ahimè, che mi servirebbero. Allora, forse in effetti sarei abbastanza interessato al drago innestato, giusto per vedere poi in futuro che cosa mi comporta. Però non ho le statistiche. Vabbè, poi qua per l'ascia è un altro discorso. 34-22, ma mai nella vita. Questo è già più fattibile. Vabbè, prendo entrambi. Aspetta, sono due, è scelta. Allora a questo punto scelgo questo. E andiamo a vedere a questo punto quest'arma cosa cavolo è. Quindi un attimo, sì, il verbo delle dita, va bene, guardiamo queste dita qua, madonna santa, sono anche pelose. Equipaggiamento, quindi giusto per essere curioso. Ma è uno scudo, no, eccolo qua. Quindi, testa di drago innestata nel braccio sinistro di Godric, simbolo del suo potere residuo. L'abbiamo visto in effetti anche come se l'è innestata nella metà battaglia. Il braccio di chi la brandisce assumerà l'aspetto di un drago, con zanne affilate che emergono dal pugno. Non può essere brandita a due mani. Figata. La voglio provare, accidenti. Abilità unica. Siate i miei testimoni. Dona alla testa del drago un fuggevole afflato vitale, tenendola alta per sputare fiamme nell'aria davanti all'esecutore. Oh mio Dio, che figata è quest'arma! Oh mio Dio, che figata è! Però, 20-14? Vediamo un secondo, va. Quindi richiede 20 di forza e 14 di destrezza. Io quanto so? Non mi manca così troppo, credo. 20 di forza, 16 e 14. Allora, la destrezza ci siamo molto vicini. Due livelli. E la forza però devo fare un pochino di più. Mi sa che saranno quelle le parti che aumenterò più. Un attimo che me lo segno. In maniera maggiore. Per le prossime... ore, 10 anche di gameplay qua. Perché, questo purtroppo Elden Ring è così. Allora, obiettivo.
aumentare forza fino a 20 e destrezza fino a 14. Via. Sì, 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 è il quadernino, ve l'ho detto, il quadernino. Io avevo già in effetti l'idea di avere di prendere le appunte riguardo, perché come ha detto Jason Schreier di Bloomberg, Elden Ring non ha un sistema vero e proprio di log delle varie quest, quindi se uno vuole appuntarsi le cose è meglio che lo faccia, perché sennò poi diventa complicato barcamenarsi. Vabbè, a questo punto andiamo direttamente al ponte sto porco dell'Accademia, va. Ah, quindi l'Accademia. È l'Accademia, questa qui, allora. A questo punto, perché scemo io che non ho ragionato... vabbè, però in effetti l'Accademia è da vedere. L'Accademia, allora, prima andiamo a vedere per il ponte, per la questione di Godric. Poi andiamo all'Accademia. Allora, dov'è che devo andare? Dov'è? Aspetta, eccola qui. Ah, è questa la torre, eccola qui, infatti sta qua. Scemo io. Eccoci qua. Ecco, però questo vuol dire una cosa. Che dobbiamo andare dalla parte dei maledetti titani. Però a questo punto, dato che ci siamo, perché non ho ancora mostrato in effetti, Una provina. Provo sì, già con quello più grande, già iniziamo. Con quelli che non sono l'arciere. Signore e signori, date il benvenuto alla elettrificazione dell'arma. Ne consuma però di mana, di PA. Però mi aumenta di potenza. Mi aumenta un bel po'. E apprezzo. Però adesso ci sono problemi. E Dio mio però. E Dio mio, già iniziamo. Vabbè, tanto. Quanto ho di rune. Allora, rispetto a prima è un miracolo. Rispetto a prima è un miracolo. Però magari lo scudo, se lo metto, meglio. Buon Dio. Tra l'altro c'era anche l'altro già pronto. Con calma tu, con calma. Fuoco amico. Tra l'altro mi sono anche se ne sta andando uno di loro. Ok. No, vabbè, che c'è anche l'altro. Oh mio Dio, che cos'è oggi? Oh, sta andando non male per essere... Grazie al fatto che c'è il tuo amico. Quanto è tolto, là? Dov'è il punto in cui perdono, in cui fa più male? Perché c'è il punto, ad esempio l'ho visto con i giganti, che quando mostravano delle perdite dalla testa quando cadevano, in quel punto il danno è maggiore. Oddio. Senti, ma tu, caro arciere, vieni qua. Vabbè. Sì, rimane comunque complicato. Di danno ne faccio di più. Però qua hanno fatto molto di danno loro due. Vabbè, proviamoci con un altro pochino. Nel frattempo, direi di parlare un po' delle aspettative per lo State of Play. Parliamone. Perché tra l'altro manca anche... No, devo... Mezz'ora, 35 minuti. Devo almeno arrivare alla cavolo di torre qua in fondo. Quindi, un'altra prova e poi andiamo avanti. Ecco, durerà 20 minuti, inizia alle 11. Una cosa interessante rispetto agli altri State of Play è che viene specificato già da adesso, che hanno specificato l'annuncio, che ci sarà una particolare attenzione per titoli di software house giapponesi. Loro nel post del PlayStation Blog specificano per una selezione di titoli da parte dei nostri cari padri giapponesi. Oltre a titoli comunque anche di sviluppatori di altre parti del mondo. Ecco, il fatto che abbiano specificato da sviluppatori giapponesi è abbastanza interessante, visto come negli ultimi mesi, ma da un anno a questa parte, diciamo che Sony ha mostrato meno interesse nei confronti dei giapponesi. O meglio, non tanto quelli enormi tipo Call of Duty, no, Resident Evil, come Final Fantasy. Parlo più di quelli medio-piccoli, con poca o nulla attenzione. Per parlare poi della situazione del mercato giapponese, dove
Sony sono mesi, anzi da più di un anno ormai, che sembra fregarsene abbastanza, non soltanto che sembra fregarsene abbastanza, con questi casi, madonna santa, con distribuiti, con settimane distribuito molto basso di PS5, per non parlare poi comunque, questo non è completo, questo è un discorso complesso, ovviamente, delle vendite software, che sono PS5, anche, buon Dio, anche tenendo in considerazione, quindi andiamo avanti direttamente, sparati, via via via, magari facciamo solamente l'accedere che è quello più facile, anche tenendo in considerazione il fatto che il digitale è cresciuto molto rispetto al passato, anche in Giappone, lo si vede ad esempio anche confrontando i dati di vendita a retail, ovvero nei negozi del software Nintendo, con quello che accorpa digitale e fisico, ci saranno percentuali tipo del 40% annuali, che è un'enormità, per console Nintendo poi non ne parliamo neanche, ma anche in quel caso, le vendite software di PS5 al momento sono cacca, una cacca enorme, colpa anche della lineup che è stata abbastanza abbastanza discontinua, e lui ancora adesso per certi versi, anche se questo fine febbraio inizio marzo è stata importante, Elden Ring, per dirne uno, ma poi anche Horizon, comunque, perché ho preso quello? Horizon, Gran Turismo 7, poi ci sarà anche Chaos, che magari vediamo anche oggi, però appena finisco questa piccola digressione. Però comunque si ha delle vendite estremamente basse. Per parlare di PS4, che anche lei stessa, sì, questo, che anche lei stessa ha iniziato a mostrare segni di di vecchiaia. L'anno scorso, ad esempio, le vendite software al retail, secondo Famitsu, che è ente che traccia le vendite hardware e software pubblicamente, ha riscontrato un calo delle vendite software di PS4 e PS5, cioè dell'ambiente Sony in generale, del 50%. È un calo enorme, immenso, come immenso anche la torre che mi lancia so qua con la freccia, con l'arco. Sono cifre comunque molto, molto pesanti. Vero, lineup non è stata delle migliori, madonna santa, e io che speravo, non è stata delle migliori. Però non può essere soltanto quello. Quindi bisogna vedere adesso che cosa farà Sony per cercare di invertire la tendenza. Cosa? Forse lo faranno, sono accennato troppo tardi. Con questo, almeno con questo, poi anche hanno anche, scusate, pubblicato oggi uno spot giapponese che riporta alla mente i tempi un po' di qualche anno fa, quando c'era sempre uno spot con la lineup giapponese PlayStation e vari titoli di vario tipo. C'erano anche tipo titoli dall'aspetto più cartunoso, come SD Gundam, Battle Assault o il GQ Powerful Pro Baseball, che sono testoni che giocano a baseball, entrambi tra l'altro che escono anche su Switch. Però bisogna vedere quanto farà Sony a questo punto di vista, e poi anche il fatto che comunque sia, a dirla tutta, non sarà impresa facile, perché dall'altra parte hai una console come Switch che sta aumentando sempre più il supporto in terza parte, a parte qualche cosa strana che dovrebbe essere sulla console ma non lo è. Ciao Solacres 2! Scusatemi, purtroppo c'è stato, devo essere sincero, la discussione su questo titolo è stata anche eccessiva, veramente troppo. È un, questo stavo per dire che Solacres 2 è quello che ritengo un errore non non forzato, che non dovrebbe essere più possibile nel 2022, anche però l'essere colpito in quel modo è un errore non forzato. Però ci sono delle eccezioni, che dovrebbero essere su Switch, che potrebbero essere su Switch, perché non sono titoli di una grafica così intensa, tipo mica andiamo, si va a chiedere Final Fantasy VII Remake, a parte che ci sono tutti i contratti con Sony, robe di questo tipo. Però in generale comunque il supporto è in crescita per Switch, ma da tempo che è in crescita. Lo share di mercato ancora di più, cioè abbiamo avuto varie settimane con 30 titoli su 30 della classifica Famitsu che hanno soltanto Switch, solo Switch, e comunque molto spesso la presenza PlayStation è stata al massimo tipo boh, una settimana con 12 titoli, che era un bel po', ma poi la maggior parte delle settimane si parla comunque di 6 titoli se va bene, con uscite nuove. Anche quel caso 12 era per l'appunto con tante uscite nuove. Altrimenti, no, mi fate andare. Altrimenti apri di cielo. Oh, fa niente. Però l'ho preso benissimo. Proprio in pieno con lo scudo. Ecco, appunto, a rete. Almeno io prendo.
tanto qua adesso non mi fa più niente. Guarda qua come te ne vai subito. Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Ok. Subito, questo veramente in 5 colpi se ne va. No! No, 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 ce ne andiamo subito. Ce ne andiamo subito, tranquilli, tranquilli. Quindi, è una strada comunque molto in salita, perché è vero, io parlo del mercato giapponese. Ma anche in Occidente si sono visti i trend di titoli multipiatta giapponesi che hanno venduto più su Switch. Anzi, il trend è iniziato per certi versi prima in Occidente che in Giappone. Quindi ancora prima. È una strada molto in salita per Sony, perché ha in effetti ignorato comunque una parte del suo pubblico che ama le produzioni giapponesi. Quelle non quelle dall'aspetto importante. Vedremo se magari questo State of Play è un inizio da questo punto di vista. Ecco, iniziamo con le previsioni di quello che potrebbe esserci. Final Fantasy XVI, per l'appunto, titolo non no, però, per scherzi a parte. Perché penso a Final Fantasy XVI? L'anno scorso, Yoshi-P, il producer, ha detto che nuove info sul gioco sarebbero arrivate in primavera. Ora, voi mi direte, ma non è ancora primavera? In realtà sì, perché diciamo che la primavera per le software house inizia prima. Per farvi un esempio, quando avremmo dovuto avere news nuove su Monster Hunter Rise Sunbreak? Primavera. Quando è l'evento di Monster Hunter Rise Sunbreak? La settimana prossima, che non è ancora primavera. Quindi c'è anche quello. Perciò potrebbe essere una possibilità molto molto bassa, ma non è impossibile. Titolo Square, delle quali invece, della cui presenza invece sono abbastanza sicuro, è Star Ocean The Divine Force. Questo perché? Questo perché questo perché anche per lui si parlava di nuove informazioni in primavera, ma tra l'altro è stata anche notata la pagina dello store PlayStation, che è stata aggiunta proprio l'altro di recente, forse nelle scorse ore. Quindi è molto probabile che lo rivedremo in questo evento. Non dico necessariamente con data, però nuove info e magari un periodo di uscita di lancio per quest'anno. Sempre Square, perché Square ovviamente già abbiamo visto nel direct di febbraio che Square ha tipo 300.000 titoli in uscita e non sa che minghia farsene. Ah, giusto, giusto di qua, è vero, perché sto andando da questa parte? Giusto, giusto, dovrebbe essere di qua, credo, no? È qua che poi viene la magia. No, dovrebbe essere di là in realtà, però vediamo un secondo qua, va? Quindi stavo dicendo, e per l'appunto Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, o come lo chiamano tutti quanti ormai, Chaos! Questo perché? Perché esce la settimana prossima, ma anche perché, vediamo, mi fai entrare adesso? Oh! E ti ci voleva tanto per farmi entrare, eh? In effetti ci vuole tanto per aprire. Finalmente parte nuova che esploriamo a minchia, a mezza. Che è quella cosa nera? Scusate, un po' nasale, non mi trovate? Leggi il messaggio. Prova dita. E sì, ma... Eccoci qua. E salirò, e salirò, e salirò. Comunque, per Chaos si parla perché è stata aggiunta una demo sul PSN del gioco. Non è il periodo di prova come è successo già per due volte, una alle 3 e l'altra al TGS. Una demo vera e propria, che potrebbe essere anche la PS4, forse. Però è probabile che se ne parlerà, perché in effetti, da quello che ho visto, non è stata neanche ufficialmente annunciata. Un secondo, scusate. Vi chiedo di scusarmi un qualche secondo.
Rieccomi. Quindi dicevamo, un altro titolo che potremmo vedere questa sera. Allora, un secondo che... tanto ho il quadernetto qua. Anche quello per gli appunti, per gli argomenti delle live, giustamente. Quindi vediamo Star Ocean, ok. Sì, Stranger of Paradise per la demo. Poi, andando anche un pochino oltre, non soltanto... Un secondo di nuovo, che mi hanno risposto. Esistono alcuni messaggi a cui dovevo rispondere, in effetti. Un secondo che devo vedere se va bene qua. Ok, non tutto quanto, però in effetti l'ho attivato mentre stavo parlando, però va bene. Quindi, altro titolo poi che penso che vedremo. Giapponese. Oh, grazie. Mi serve perché comunque ho consumato un pochino di ampolle. Un attimo di riposo, qua così, tanto per... E via. Dove andiamo? Ah, vabbè. Non c'è una... Non c'è scelta. Non c'è neanche l'illusione della scelta. Quindi pensavo, per Capcom... Potrebbe anche... Allora, visto che si parla di selezioni di giapponesi, Capcom viene subito in mente anche perché... Ah, Dita. Adesso lo dico io, Dita! Perché... è stata già in altri eventi Sony. Potrebbe essere anche in questo. Poi, e che potrebbe portare, in effetti? Resident Evil 4 Remake? Forse, visto che ad un altro set of play Sony annuncia, Capcom annunciò il remake di Resident Evil 3. Però, visto che l'account Resident Evil ha postato un tweet su Lady Dimitrescu, è possibile che sia finalmente tempo di conoscere qualcosa di più sui DLC di Resident Evil 8 Village, annunciati tempo fa. Senza namazza, solamente... Ehi, gente, stiamo facendo il DLC di Resident Evil Village con protagonista Lady Dimitrescu, anche per questo. Quindi può anche darsi. Un'altra idea... ne parlo prima di attivare qua. Che mi è venuta in mente è che, andando a vedere i risultati dell'anno fiscale, ci sono 4 SKU, cioè 4 titoli, 4... della lista che Capcom solitamente rilascia, che indica tutte le SKU che rilasciano durante l'anno, che sembrano essere un pochino sconosciute, perché se si va a fare il conteggio e vedendo anche come hanno revisionato per vari motivi, sembra che ci siano per appunto queste 4 SKU che mancano all'appello in uscita entro marzo, cioè che sarebbe adesso. Quindi bisogna capire, è per caso Resident Evil Reverse, visto che... Allora, tra l'altro per la cronaca, una SKU sarebbe una versione di un gioco per una console, tipo ad esempio, dovete Saturn Chronicles, conta 3 SKU, PS4, Switch e PC, per farla breve. Oppure anche Resident Evil 8 Village sono 5 SKU, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS e PC, per l'appunto. Oppure un titolo nuovo che potrebbe essere PS4, Switch, Xbox One, PC. Vabbè, nuovo potrebbe essere un titolo vecchio, però con un'uscita immediata su store digitali. Prima di continuare, andiamo a vedere per l'appunto. Ripristiniamo il potere della rune di Godric e vediamo un po' che succede. Ok, e anche accendimento sbloccato. Quindi vediamo. E non succede nulla? Ok, l'ho sbloccato, quindi... Facciamo festa! No, un secondo, andiamo a leggere, va? Inventario, abbiamo visto qua. Ah, incrementa tutti! Allora, aspetta. Runa maggiore dell'araldo del frammento Godric. Incrementa tutti gli attributi. Questa runa maggiore è conosciuta come l'anello portante che si trovava al centro dell'anello ancestrale. I primi semidei furono Godfrey, il lord ancestrale, e la sua progenie, gli Aurei. Masti Godfrey, Godwin... E tra l'altro, in effetti, io mi sa che ho già sentito questi nomi in Dark Souls di Godfrey, credo. E gli aumenti però, in effetti, dove sono? Oppure non... dove sono? Che devo fare per avere gli aumenti?
Forse devo scendere, devo vedere al... alla Grazia, al Falò. Vediamo qua. Ah, grazie al cazzo, cos'è sta cosa meta? Andiamo a vedere un attimo. Quindi, nuovo livello. No. Rune maggiori. Ah, eccola qui. Eccola qua. Nel menu rune maggiori puoi equipaggiare le rune maggiori di cui hai ripristinato i poteri. Usa una saletta runica per amplificare ulteriormente l'efficacia delle rune maggiori in uso. Oh. Quindi. Sì. Di quanto mi è aumentato il livello allora a questo punto? Gli attributi non lo vedo però. Non capisco. Aspetta. Quindi, incrementa tutti gli attributi. Ok. Forse non dà un aumento in termini di statistiche, ma dà un aumento comunque reale. Forse dovrò dare un'occhiata comunque poi in effetti, per capire almeno com'è l'effetto. Vabbè, a questo punto io scenderei. Scenderò. Poi, sempre parlando di Giappone, visto che questo State of Play dovrebbe avere un focus sul Giappone, ho pensato anche a Sega. Yakuza 8? Non lo so, perché comunque adesso c'è anche il DLC di Lost Judgment, quindi non sono così tanto sicuro. Tra l'altro bella la ombra che appare così a quadretta all'inizio. Sonic Frontier, Sonic Origins, che sarebbe la collection con anche Sonic 3, Sonic & Knuckles. Forse. C'è qualcosa magari qua da leggere? Non c'è niente da leggere. Non so leggere. Poi ho pensato magari, per fare il colpo di mostrare che siamo veramente interessati, che Sony è veramente interessata di nuovo a portare anche titoli piccoli di sviluppatori giapponesi, ho pensato a un Disgaea 6 Complete, che ha ricevuto la data, tra l'altro, proprio l'altro giorno, in uscita, la data occidentale, in uscita il 28 giugno su PS4, PS5 e anche PC. Poi vediamo. Potrebbe anche riapparire Death vs. Let It Die, che è stato annunciato nello State of Play di ottobre. Questo perché l'uscita, almeno originariamente, era prevista per... Ah! No, fermo! Oh! No? Ah! Era prevista per l'appunto per la primavera, quindi potrebbe anche essere uno Shadow Drop. Oh! Vieni qua. Madonna. Tra l'altro nel mente c'è stato uno stutter di quelli memorabili. Ma altra cosa. E se c'è... Che può esserci invece di sviluppatori non giapponesi? Intanto qua sto per morire. Allora un attimo. Ok. Mamma mia. Non ho fatto con la magia perché volevo provare a fare così. Ho pensato a Gotham Knights. Gotham Knights che proprio oggi ha avuto una data. Così, a caso, senza senso. Una data senza neanche un trailer. Il che potrebbe portare per appunto a pensare che ci sia qualcosa di mezzo. Ora, vediamo qua. Non mi fa niente? Non c'è un ponte che si apre qua? Niente? Siamo sicuri? Forse qua poi dovrò andare a informarmi in qualche modo. Però, a questo punto, almeno la runa l'ho fatta. Direi di procedere a questo punto per... Di andare. Andiamo per l'accademia a questo punto, ma almeno iniziamo ad andare. Visto che comunque manca poco ormai, in effetti. Un quarto d'ora massimo di andare all'accademia e di provare qua. Sì. Scusate, perché non riconosco la strada.
Ah, vabbè, perché ho fatto un... Ah, giusto, perché questa è un'altra parte che ho sbloccato, però... un pochino diversa, ecco perché. Ah, no, aspetta, l'accademia forse è qua. L'accademia, Ponte dei Sobborghi, forse è qua. Vabbè, andiamo comunque da questa parte, va? Mi sono fissato. E mo andiamo. Però forse devo... c'è un punto per salire? Comunque sì, God of Night potrebbe essere un possibile titolo che vedremo allo State of Play, visto che ha annunciato la data, il 25 ottobre. Così a caso, con un trailer che manca da tempo in memoria, quindi potrebbe essere questo l'evento giusto per mostrarlo. Altro titolo Warner Brothers, contestato per vari motivi, grazie a J.K. Rowling e Hogwarts Legacy, che è scomparso da tempo, che è stato annunciato allo showcase PlayStation del giugno 2020, che si rumoreggia da tempo anche che possa avere un'uscita programmata per settembre di quest'anno. Perché giustamente quest'anno cos'è? È il tempo delle mele. Cioè abbiamo la qualunque che esce. A parte Advance Wars. Però scherzi a parte. Ah giusto, mi hanno parlato anche di lui, dello Fantasma. Però a questo punto facciamo un approccio un po' alla lontana. Ah, tra l'altro è boss. Ah, bene. Allora, allora, un secondo che prima devo scendere. Devo scendere perché vi devo dare un tono. Un tono. E questo è il tono. Punto 2. Il tono me lo tengo anche quando sono a cavallo. Ah, e non c'è niente? Ok. Quindi sì, ho pensato anche a questa ragazzi, visti i rumor che ci sono stati nel recente passato. Oh mio Dio, no, questi tornano sempre in vita. Dov'è il marinaio? Dov'è? Madonna. Poi altre cose che mi sono segnato. Non ho segnato nient'altro in effetti. Potremmo anche vedere tipo un titolo. Ma dov'è il marinaio? Devo uscire da qua. Devo andarmene. Scappare. Tra l'altro sì, potrei anche fare l'altra evocazione, però... Eccolo dov'è. Oh, vieni qua. Ne tolgo... Ah, sì, ne tolgo di danno. Ne faccio, cioè... la madò. Però magari un minimo... Senza evocazione, via, senza evocazione. Oh, stannato. Quindi comunque stavo dicendo, non ho altri titoli a cui ho pensato. Forse un titolo indie, perché in effetti qualche titolo indie in queste presentazioni c'è. Però non ho idea di che potrebbe esserci. Tipo, c'è stato anche Moss Volume 2 nel recente passato. Ma dubito che vedremo titoli in VR, anche perché Sony ha già annunciato che non avremo aggiornamenti sulla PlayStation VR 2 in questo evento. Oh! Dov'è? Dov'è che vai? Dove sei? Tanto, togliamo il target. Quindi un titolo indie... Little Devil Inside, che è stato anche il finale. Dov'è? Il finale dello scorso State of Play? Forse. Una data, magari, perché non ha ancora un periodo di uscita. Non ci sarà Stray, perché è stato già annunciato da parte di Annapurna Interactive, che non è questo State of Pur, come hanno chiamato loro. E ok, questo lo fare purtroppo in maniera senza elettricità. Madonna santissima. Vita. Ah, è che... No. Quindi, in effetti, non so a che altro pensare come possibili titoli che possono essere presentati. Dragon Quest... Allora, ci fosse la differenza tra la presentazione giapponese e quella occidentale, avrei pensato anche a Dragon Quest 10 Offline, che è stato già un altro evento Sony, un tipo che si chiama Play, dove si è mostrato un po' di gameplay. Ed è anche, tra l'altro... Nel video... Ah, ecco, adesso ho ripetuto comunque. Nel video di cui ho parlato prima, della promozione della lineup. Ecco un titolo che potrebbe esserci comunque anche adesso. Ghostwire Tokyo, che ha avuto lo scorso mese uno showcase di 20 minuti, che uscirà questo mese e che in effetti si è visto poco e nient'altro. È vero che c'è la visual novel prequel uscita su PS4, PS5 e PC, però può anche darsi che sia il tempo di avere un ultimo... push promozionale prima del lancio. Potrebbe essere questo l'evento. Dove cavolo è andato il marinaio? Lontanuccio, eh? Comunque, tornando a Dragon Quest,
Il 3 remake non so. Immagino che uscirà anche per PS4 e 5 comunque. Vabbè, comunque, in effetti Dragon Quest 10 no, perché fosse magari una presentazione ci fossero differenze con la presentazione giapponese. Potrebbe essere esclusivo di là, visto che non è ancora stato annunciato per l'Occidente. A meno che non sia questo l'evento che per annunciare in Occidente. In effetti è vero. E se annunciassero anche tipo... Vabbè, per la presentazione i pixel rimasti per console? O Chrono Trigger così a caso, perché ha avuto un aggiornamento così a caso su PC e mobile per le wireless e altre cose? Su, prima di andarcene sconfiggiamo il marinaio tribale. Su, tibiale, cioè, perché tribale? Ricordo che tribale. Io. Oh, bello, è giusto, perché l'ho preso mentre ho fatto la mossa e così almeno quello se ne è andato un attimo. Via. Manca poco, su. Manca veramente poco. Manca poco anche all'evento. Dai. No. Fine. Non ne abbiamo più. Non abbiamo più. È un problema. Manca poco di vita. Dov'è? E comunque sì, questi sono i titoli che secondo me potrebbero essere presenti, fatti vedere a questo evento. Alcuni hanno probabilità molto più alte di altri. Sperando di riuscire a sconfiggere il marinaio, perché ci siamo veramente quasi. Dov'è? È scomparso. Dove cavolo è finito il marinaio? E che diamine! Oh capitano, mio capitano! Dov'è? Dov'è? Eccolo! Manca veramente poco. Dai. Avanti. Olè. Alla prima botta. Però è stato facile, dai, è stato facile. Tu torrente, poi una facilità abbastanza. Oh, radice mortale. Che fa la radice mortale? 6000 anche ceneri di bandito scheletrico. Ottimo. Radice mortale, radice mortale, cos'è che fa? Allora un attimo, siamo tranquilli? Direi di sì. Dov'è la radice mortale? Andiamo, dovrebbe essere qua. Magari avere un... Dov'è? Radice mortale, radice mortale. A meno che non sia in un'altra categoria. Forse qua? Eccola qui, radice mortale. Quel di cui si nutre la belva ecclesiastica. E c'è cazzè la belva ecclesiastica, scusatemi. Un secondo, con calma. L'origine di coloro che vivono nella morte. La belva ecclesiastica, nel santuario ferino dal lontano oriente, si pasce di queste radici. Wow. La notte del bieco complotto, la runa della morte trafugata, causò la prima di partita tra i semidei. Ah, eccoli qua, i semidei di cui si parlava prima. In seguito, la runa si sparse per l'interregno attraverso l'apparato radicale del grande albero. Quello che si vede sempre luminoso e che abbiamo anche visto abbastanza da vicino sul ponte di prima. Emergendo alla luce sotto forma di radici mortali. Alla faccia. C'è le nostre radici, quindi, perché sono quelle... Perché sono quelle per l'appunto, vabbè, dei mortali. Credo che c'entriamo anche noi, no? Wow, tante cose da incamerare per poi capire meglio comunque la lore del gioco. E saremmo in effetti arrivati al... Un attimo. Saremmo in effetti arrivati. Siamo qua. C'è una grazia da queste parti, così poi possiamo andare per l'evento Sony. C'è una grazia perché... C'è una grazia vicino, però magari ce n'è una proprio qua. Proprio qui, qui, qui accanto. Non c'è? O magari devo entrare. O magari si entra, si ha. Anche perché comunque non ho più ampolle. Ma si entra da qua oppure no? Buona domanda. Ehm...
Mi sa che non si entra da qua. Sì. Mi sa che non si entra da qua. Aspetta. Si entra da giù? Si entra da giù. Ma chi scende adesso giù così? C'è tutta un'altra strada da fare. No, non riesco. La muoio. Se faccio il salto, muoio. Altro che Geronimo. Questa me la prendo. Ah, quadro. Ce n'era uno anche al castello di Gran Tempesta, però non ci sono andato. Devo provare a questo punto. Ma non oggi. Non oggi, perché comunque siamo... di corsa che stiamo andando. Oh, ci siamo. Io proprio uscirei... Allora, intanto riposiamo, che così ci ricarichiamo la vita, gli MV, i punti abilità e le ampolle. Poi, seconda cosa, io poi proprio di uscire così, perché se lascio il gioco andare mentre faccio altro, già ho visto che mi ha crashato il computer OBS. Una prima volta il gioco OBS, poi la seconda volta, vabbè, altri crash comunque che sono avvenuti per conto suo. Poi la volta che ha crashato anche il PC. Quindi direi di evitare qualsiasi possibile fattore di disturbo. Quindi si chiude qua. Esci dal gioco. E via. Arrivederci e grazie. E adesso vi chiedo un attimo di pazienza, che sono andato a vedere PlayStation su YouTube per avere il link esatto. Eccoci qua, giustamente. Un attimo, giusto, prima di tutto il cambio di scena. Un secondo che devo completare qua. Che qua si può fare? Ci siamo, credo, no? Vediamo un secondo. Siamo a postissimo. Oh, l'ho cambiato anche comunque la schermata per evento. Prima c'erano i simboli suoni che rotolavano. Ok, devo assentarmi un attimo e torno in tempo per l'evento. Siamo quasi.
Sono arrivato giusto in tempo. Però qua dice che inizia alle tra un minuto e 45. Main. Sì. Ok, giusto per controllare qua. Ok. Sì, perché vabbè, alle 11, però mi sa che c'è un minimo di delay. Sarebbero le 11 adesso, forse su Twitch è prima, però ho messo sul canale PlayStation, rimaniamo su quello, sul canale YouTube intendo, rimaniamo qua. Anche perché manca poco, dai. Puoi fare casini in ogni caso, cambiare canale, poi comunque trovarsi con una trasmissione che è già avanzata, magari ti perdi un primo annuncio, magari anche no. Facciamo che intanto faccio anche il cambio qui di categoria. Perché mi fate vedere? No. Ah, giusto, ecco perché. Ecco. Un attimo, perché devo fare un cambio. Un attimo, scusate. Un attimo, un secondo. Accidenti, il bello della diretta. Il bello della diretta. Voilà. Ok, ci siamo. Devo fare un'altra cosa. Ce la faccio comunque se riesco. Sì, ci siamo. Faccio tranquillamente. No, non ci riesco più. Lasciamo stare. Volevo fare il cambio della categoria qua su Twitch. Però lasciamo perdere. Ok, controlliamo che è qua a posto almeno. Sì. Ok. Bene, Sony. Vediamo che hai da mostrarci. Ah, tra l'altro sì, sono 20 minuti comunque. Vediamo. Titoli PS4 e PS5, non soltanto PS5. Questo è l'anno 2043. I am Ivy the Android. I'd like to share today's dinosaur forecast. A dinosaur outbreak will soon occur. Residents in the affected area have been evacuated. And a team of exofighters has been dispatched. Allora, se si legge Capcom... Ed è Dino Crisis in qualche modo, ma mi sembra di no. Please remain indoors. Questo che cavolo è? Beh, la previsione di dinosauri poi un pochino strana. Ah, ma però in effetti to piovono dinosauri. Perfetti. Poi se piovono madone possono anche piovere dinosauri, no? Mi sembra giusto. Cos'è sta roba? No! No! Aspetta, c'è un Project Shield? Era un titolo di cui si parlava che era nel leak di Capcom. No! Quella perché ha l'aspetto dei protagonisti di Dino Crisis. No! No! Non credo che fosse così per Dino Crisis. No! Conosco persone che staranno urlando, anche confuse però se Dino Crisis. No, mi sa che è Project Shield. Mi sa che è Project Shield. Di cui si era parlato, forse c'è anche Dinosauri. Sì, potrebbe essere Project Shield. Non Dino Crisis, anche se pieno di dinosauri. Però... perché sì, titolo multiplayer. Vabbè, però... vabbè, veramente pieno di dinosauri, che polpette, madonna o quant'altro. Ok, inizio già strano sopra gli occhi. Bene, un triceratopo però come lo prendo? E il Tyrannosaurus Rex come lo prendo? Qua? Ecco le armi, giustamente. No, mi sa che un po' se lo mangia comunque. Exoprimal. Vabbè, l'ex Project Shield, immagino. Another exo fighter recruit, right? Welcome to IBS. 2023, PS5, PS4. Vabbè. Inizio strano. Inizio strano. Avevo detto Capcom, però non questo. Questo proprio no. We just saw the debut of Exo Primal, a brand new IP from Capcom. It hits PS4 and PS5 next year. Tra l'altro PS4 ancora l'anno prossimo. Next up, let's get some eye-popping updates for some fan favorites. Eccola, almeno uno l'ho preso, Ghostwire Tokyo. Eccola.
titolo per il quale forse avevo più interesse all'inizio, perché ho visto anche un pochino nello showcase. Ha delle cose interessanti, però forse non come speravo, almeno non così stiloso. L'idea è interessante, però forse un pochino l'esecuzione mi piace, ma forse non quanto avrei sperato. Però vediamo anche questo. Il fatto che stia in più personaggio. Sì, non è horror vero e proprio, è horror, però non è proprio che ti terrorizza, però è più tema. Però mi piace. Beh, sai come si dice, no? Rispedito al mittente. Ma no, no, sei vivo. Imoto a taskete. Sì, l'estetica è finita. Da questo punto di vista non cambia per l'estetica è viva. Questo conta come titolo giapponese, che comunque sarebbe editando Firewalk, però comunque Bethesda. Che tecnicamente sarebbe Microsoft in questo momento, però. Però vabbè dai. Ci sta, ripeto, esce a breve. Abbiamo avuto Deathloop in 50.000 salse per ogni evento Sony. Questo è il minimo. Da vedere è sempre figo. E adesso? Eccolo! E siamo a due cose prese. Sì, ci sta. Che se la demo è stata annunciata, annunciamo adesso. Comunque buon, direi, ritmo normale fino ad ora. Rispetto ad altri eventi Sony. Buonasera anche a te, Kira83TV. Come la va? Eccola, demo disponibile adesso. Eccola. Anche PS4 adesso. Oh. Later today, visit PlayStation Store to download a new demo for Stranger of Paradise, bene, Final mi fa piacere, Fantasy Origin. Now, let's jump into the world of Forspoken. Ok, io non avevo pensato a Forspoken, cioè ci avevo pensato, ma anche no, perché comunque Forspoken è stato anche rinviato proprio ieri. It's quite beautiful. Però è anche vero che sta avendo ha avuto anche la copertina di Game Informer, maggiori informazioni, qualche nuovo video, quindi sì, me lo sei dovuto aspettare. Abbiamo già due titoli su quella. Il Dread of the Fucking Dragon? Yes, it is! Quella frase mi ha sempre impressa. Ripeto, l'ho già detto altre volte. Mi piace pure come frase, perché per certi versi dà il realismo di una persona che si ritrova in un mondo fantastico, però per altri versi c'è il cringe che sale, anche in ogni caso. Anche tu del ring! Bravo! Aspetti spettacolari. Ripeto, i movimenti un po' blocchi, però forse c'è un po' più di ciccia, perché mi ricordo più vuoto mi ricordo che c'era più vuoto nel filmato, anche che è stato diffuso lo scorso dicembre, mi pare. Comunque Let's fine dell'anno this. La nuova data, visto che è stato rinviato. That was a new look at the sprawling PS5 adventure Forspoken from Luminous Productions. Let's check out some 6v6 action in Gundam Evolution, a fast-paced multiplayer shooter coming to PS4 PC, and se non PS5 sbaglio. Questa later è la conferma invece dell'uscita su console. Non avevo pensato a Bandai Namco, però avrei dovuto pensarci. Però pensavo magari, aspetta, per Bandai Namco non avevo pensato. Però sì, questa è la conferma per console. Mi domando se sarà, non so, Switch, dubito, per un titolo di questo tipo, anche se c'è già SD Gundam Battle of Souls.
però Xbox mi domando, oppure sarà esclusivo come Gundam Versus. Quanto Gundam comunque in questo periodo. Poi Battle Assault non è lo strategico tipo gli altri di Gundam, ma sarebbe per l'appunto action RPG. Anche là qualcosa di diverso, certo. Non sembra male. Vabbè, però sta musica cruda, però. Non dico neanche utilizzare un tema della serie Gundam, però sta truzzata di musica. Non lo so. Lo so che è truzzo come titolo, però. Gundam Evolution. Free to play? Ecco, una cosa di cui non so se era già free to play, su PC, se vabbè. Vabbè, network test, primavera, mo! Tarataruganit! Aspetta, le Kawabunga Collection che cos'è da Konami? No! Vabbè, questo immagino ovunque! Però no! No! E questa farà molto contenti gli appassionati! No! No, non è... Sì, può sembrare da papete! Tartos in Time! Potrebbe sembrare da papete, però no, dai! Però trucca più. Questa è sorpresa. Quindi Konami che si riprende la licenza per questo titolo, la Kawabunga Collection titolo 2022. E Nickelodeon anche, vabbè. Oh, ma in effetti, titoli non giapponesi al momento ancora una mazza. Quindi Focus vero, Focus vero proprio. E tra l'altro, un titolo come quello lì, un titolo come la Kawabunga Collection sarebbe stato la Direct. Normalmente è tipo lo vediamo in un Direct. Penso che sia Donkey Monster, si sa. Non so che titolo ci dica. Vabbè, tanto per dire. No, Giga Bash. C'è cazzè? Giga Bash da Passion Republic Games. Ok. Kaiju Brawler Giga Bash comes to PS4 and PS5 later this year. Ok. Next, a fan favorite fighting game makes a beautiful and bizarre return. Ritorno bellissimo e strano per un gioco di combattimento quale? Che è sta roba? Jojo! Ieri ieri! Ieri ieri te cazzo! Jojo! Aspetta, ma è quello per più... O è uno nuovo, perché c'è proprio PS3 anche all'inizio di PS4. Vorrei capire se... E questo non sempre, mi sembra comunque praticamente... Non lo so, non lo so. Dice versione, vabbè, era già HD, però era già su PS3, però o è il primo o il secondo. Il primo, se non sbaglio, era anche quello abbastanza, come dire, limitato dall'avere meccaniche free to play all'interno. Ho osservato. Sì, è quello originale per PS3. Bah. E giustamente dun 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 dun. Inizio di autunno. Our next two games will take you beyond life and death. Quindi Let It Die, Deadverse, ci avevo preso. Aspetta, questo è quello di Devolver Digital. Oh my god, il giapponese. Sì, 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 non mi ricordo il nome, però è quello di Devolver Digital. Master Ocean Track to Yomi. Master Ocean apparirà a breve. Master Ocean, perché era uno di quelli che pensavo fosse certo per questo momento. Oh my
えらしたものとも、今や守ることができまい。Questo figo anche da vedere. L'estetica proprio da film di samurai in bianco e nero. PS3, scusate un secondo, per caso non era CyberConnect 2 quello, se non erro, anche cioè Namco però sviluppa da CyberConnect 2, non vorrei sbagliarmi. Primavera 2022. Non era solo PS5 questo? Mi sto sbagliando. Vabbè, cioè PS5, Xbox Series X ed S. Poi l'altro la D-Dai? No, PlayStation Studios. Trapped in an endless cycle. Ah, Return! Aggiornamento per Eternal? Dying. Returning. Always the same. Yet always changing. Astra, I'm not alone. Not anymore. Ah, multiplayer. C'era il multiplayer nella versione originale, con nome, sai, no? Now I stand before the endless tower. I climb as Sisyphus did, pushing the boulder upward. No matter how high I climb, the challenge begins again. And again. Oh, sono proprio un intersinto. But I fight on, through the infinite. E anche attraverso la storia, da quello che vedo. Seeking answers. Seeking ascension. My release is within this tower, and I will find it. Return. Quindi, aggiornamento, DLC, espansione, Ascension, aggiornamento 3.0. A breve, tra 11 giorni, tra 2 settimane circa. Housemarque is bringing campaign co-op and a mysterious new survival mode to Returnal Ascension, a free update hitting this March. Ah, gratuito. It's almost time to sign off, but before we do, let's get a first look at 2 brand new games coming from Square Enix. 2 nuovi giochi da Square? Questo che cos'è? Is this really what you want? And you are certain that what we are doing is best questo for the people of the kingdom? Yes. I suppose it would, in a sense. True. Yes. It made me wonder, am I still that same person? Ma quanta Square c'è stata? Cioè, quanta Square tra questo evento con Nintendo comunque? Era of great turmoil. The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. Scusatemi, ma questo è Triangle Strategy versione persone. However, one nation remained unaffected by the chaos. The Kingdom of Alatane, ward of the Orgus, looked destined to have its soil stained with the blood of battle. We've finally been called up. We're up against the Empire's main army. We are to eradicate every last Imperial who comes ashore. Keep focused. Come on, everybody! Sì, è strategico. And now you will die. Do you really have such a yearning for war? I can't comprehend. Ecco, comunque se c'era questo titolo non l'avrei visto in altre presentazioni Sony in passato. Devo essere sicuro. Quindi sto già vedendo comunque un cambiamento da questo punto di vista. Veramente tanto. È un altro tattico, ma aspetta. Non è, no, non può essere tattico. Send our best and crush them. Remake, vero? That's right. Perché in effetti non l'ho giocato. All the more reason to avoid bloodshed. Non vorrei dire una cacchiata.
It also likely means that we're in danger. I suppose it is the only way for us to survive. No, The Beauty Chronicle 2022. Ok. E poi l'altro invece? Star Ocean, niente? Ok. Aspe! No. Che è questo? If the will to fight still lingers within la faccia così. Then accept my offer and join me. Sì, però con quella faccia non me lo puoi chiedere. Sembra un pochino Babylon's Fall come stile grafico, strano. Vabbè, più che altro perché è un tratto forte così. Valkyrie, heed my words. Ragnarok tears non mi convince our world appieno asunder. Devo essere sincero, perché all we hold precious lies on the brink of annihilation. No, become our tool of intervention. No, no, Valkyria Chronicles è sega. And save forse this world from neanche. No, non avremmo visto titoli di questo tipo anche in altri set play. No, proprio no. Quindi noto già un cambiamento a questo punto. No, Valkyria lì. Invece no, Valkyria Profile. Fa parte della serie Valkyria Profile, però Valkyria Elysium. No. Your efforts to remain undetected are lacking. Reveal yourself. No. Ma è Triace oppure non lo so, chi è sempre Triace che lo sviluppa? That's all for today. We'll see you soon with another Beh, guarda Sony. Mi hai sorpreso in positivo. Perché hai parlato di focus sul Giappone e c'è stato il focus sul Giappone. E come se c'è stato. Exo Primal di Capcom, abbiamo visto Gundam Evolution, abbiamo visto Giorgio il primo ad HDR. Che sarà la versione senza i tempi di attesa della stamina come se fosse un gioco mobile, quindi la versione buona da giocare. Poi, Valkyrie Elysium, The Duofield Chronicles, poi anche, tecnicamente la Kawabunga Collection di Konami. Un gruppo di titoli interessante. A questo State of Play, visto gli altri State of Play, do un bel 8 meno. 7.5 meno. Sì, sì. Non mi aspettavo. Però Star Ocean, cazzo, è finito. Star Ocean dove è finito? Le nuove informazioni sono questa primavera. Dove cavolo sono? Scusate. Però. Bene. Bene, Sony. Brava Sony. No, lasciamo così. Bene, Sony. Brava Sony. Buon lavoro, Sony. E quindi vuol dire che adesso abbiamo anche gli eventi Sony dove possono farsi vedere titoli non di caratura estremamente elevata giapponese. Vediamo quanto continueranno a farlo però. Però, per essere un inizio è buono. Comunque, ma Square Enix, tecnicamente, quanta roba è in uscita quest'anno? O comunque in generale. Già sto mese sta facendo uscire una marea di roba. Alcuni che floppano in maniera indecorosa come Babylon's Fall. E temo che anche Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, a meno che la demo comunque non convinca, possa avere un destino non come Babylon's Fall, ma neanche lontanamente, però inferiore alle aspettative. Però hanno tipo 50.000 cose in uscita, ma 300.000. Ma che è? Ma cos'è questa produzione? Con quanti stanno sviluppando? Da dove le prendono le risorse? Vabbè, ovviamente ci sarà anche esternalizzazione, ma da dove le prendono? Poi ripeto, sta cazzarola di JoJo R. Questo non se lo aspettava nessuno.
questo proprio nessuno, niente, da dove stracazza è spuntato fuori. Poi Gundam Evolution in particolare, perché se è quello che ricordo io era stato annunciato per PC tempo fa, questa è la versione console. Quindi andiamo a vedere un pochino, vabbè, vedo per conto mio poi magari per le particolarità, tipo quali annunci escono anche per altre console, tipo la Cowabunga Collection per tutto, Switch incluso, non, immagino anche per gli altri due titoli finali, credo, almeno, non lo so perché qui dipende anche da accordi, però tipo... Sono titoli che possono uscire anche per Switch. Tecnicamente non è che abbia visto sta roba. Ho visto i filmati di Diofin Chronicles, però tecnicamente è fattibile su Switch. Anche JoJo, però per lui bisogna vedere accordi e convinzioni varie. Con tutto quello di cui ho parlato del supporto che sto aumentando, comunque si è visto anche al Direct. Vabbè. Quindi, comunque sia, ripeto, il focus c'è stato. C'è stato più di quanto immaginassi, più di quanto sperassi. Quindi, complimenti a Sony. È un 7,5/8 meno. Non c'è stata la mega bomba. Però, vari titoli che non mi aspettavo. E questo va bene anche. Perciò sì. Per essere un State of Play, visto che comunque diciamo che valuto State of Play e Direct in modo diverso. Vista anche l'importanza comunque degli eventi. Sì, gli State of Play purtroppo sono eventi comunque inferiori rispetto a quelli ai PlayStation Showcase. Per dirne una. E i Direct comunque sono gli eventi principali di Nintendo. Però comunque sia. Dobbiamo andare a vedere un pochino qua per quanto riguarda gli annunci. Sperando che non ci siano cavolate di robe varie. Quindi, direi che per questa sera va bene così. Sì, direi che va bene così, perché comunque sia abbiamo fatto un po' del Elden Ring. Molto parlato, però siamo arrivati anche comunque a vedere un pochino la zona dell'Accademia. E se tutto va bene, o venerdì o sabato andiamo avanti da quella parte dell'Accademia. O andiamo altrove, dipende da come riusciamo ad approcciarci. Per stasera invece va bene così. Vi ringrazio per la presenza, spero che vi sia piaciuta questa live, spero che vi sia piaciuta la mia presenza. Se volete, se avete visto e non siete iscritti, iscrivetevi. E niente, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!